Buonasera e bentrovati su Arezzo TV per il nostro consueto appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di due incidenti stradali avvenuti nella giornata odierna. Il primo questa mattina a Ponticino nel comune di Laterina, Pergine e Valdarno. Un'auto è sbandata, ha urtato contro un'altra macchina in sosta e ha terminato la corsa con il mezzo ribaltato. L'auto stava transitando in paese nei pressi del bar del ponte quando si è verificato l'incidente. A bordo una donna di 77 anni che è stata soccorsa dai sanitari giunti sul posto con l'ambulanza infermierizzata di Montalto. La paziente è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Arezzo e sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I mezzi dell'emergenza urgenza della ASL Toscana Sud-Est sono intervenuti alle ore 11 anche nel comune di Cortona, in località Cignano, dove un uomo di 80 anni ha perso il controllo della propria auto e ha urtato un palo lungo la strada, finendo poi per ribaltarsi. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, i vigili del fuoco e i carabinieri. Per i rilievi era presente la polizia municipale. I sanitari hanno preso in carico il ferito. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Le Scotte di Siena. Ancora cronaca, due interventi aerei per i vigili del fuoco di Arezzo in Casentino nel fine settimana. Ce ne parla Chiara Sadotti. Si era perso nei boschi del Casentino. A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco del comando di Arezzo, coadiuvati dall'elicottero Drago 71. È successo in località Gavisserri, nel comune di Prato Vecchio Stia, dove un escursionista, dopo essersi addentrato nelle foreste del Parco Nazionale del Casentino, ha perso l'orientamento e non ha più trovato la strada del ritorno. Quindi l'ha chiamata i soccorsi, ai quali ha fornito le proprie coordinate. L'escursionista è stato così individuato e recuperato con il verricello da ieri soccorritori. Non è stato invece necessario l'intervento dei sanitari dell'emergenza urgenza. Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti anche in località Rocca, una zona impervia del comune di Poppi, per soccorrere un ciclista che si era infortunato dopo una brutta caduta. Anche lui, recuperato con il verricello, è stato affidato al personale del 118. E adesso spostiamoci in Val di Chiana. Era in possesso di una patente di guida e un permesso internazionale di guida contraffatti, certo che di poter passare inosservato ai controlli e così da attraversare in largo e in lungo la provincia di Arezzo in tutta tranquillità. Invece il suo viaggio si è interrotto proprio a Castiglion Fiorentino, dove è stato fermato dalla polizia municipale. Nell'ambito dei controlli della sicurezza stradale, gli uomini della municipale, guidati dal comandante Marcellino Lunghini, hanno emesso 4 sanzioni per altrettanti automobilisti trovati alla guida di un mezzo sprovvisto di assicurazione. Fermati anche 2 automobilisti che guidavano senza aver conseguito la patente. Di questi, uno era un extracomunitario in possesso di una patente di guida ed un permesso internazionale di guida contraffatti. Posta sotto sequestro un'autovettura radiata per intestazione fittizia. E adesso torniamo ad Arezzo. Bubu, il cane del clochard trovato senza vita nella sua roulotte, adesso si trova al canile di Arezzo. Si cerca per lui un'adozione. Vediamo. A lanciare l'allarme era stato proprio lui, abbaiando insistentemente ed attirando l'attenzione di un passante. Il fedelissimo cane Bubu aveva così consentito la scoperta del corpo senza vita di Tiziano Birra, il clochard dall'animo gentile che dal Canton Ticino in Svizzera aveva scelto Arezzo per vivere. Dai, bravo. Il cadavere era stato ritrovato nella roulotte nella quale Tiziano e Bubu vivevano da tempo e che tra il dicembre 2022 e il gennaio successivo era stata devastata a sassate da una baby gang. Il cagnolone, adottato da cucciolo 4 anni fa, era stato così portato al canile di Arezzo. Non ha dato segni di malessere. Ha cominciato a uscire regolarmente tutti i giorni con i dipendenti, noi volontari, e niente, è qui da noi coccolato, sta bene. Quindi state tranquilli tutte le persone, che sono state veramente tantissime che ci hanno chiamato per sapere di Bubu, ed è stata anche una bella cosa vedere che Arezzo è così attenta verso le persone che
sono soli, diciamo. Vuoi anche per la presenza di Bubu, questa solitudine forse è stata un pochino meno accentuata. Adesso si spera che appena sarà possibile qualcuno possa adottarlo, dandogli quell'affetto che ha perso con l'amico clochard. Chi fosse interessato può chiamare in canile e prendere un appuntamento per un colloquio, anche perché è un cane, diciamo, particolare, nel senso una taglia grande, comunque sia un pastore, quindi cerchiamo per lui un'adozione molto consapevole di persone che siano motivate non dalla sua storia, ma che si rendano conto che tipo di cane che è. Sono molto soddisfatto per i risultati dell'indagine sul gradimento del servizio del trasporto pubblico su gomma che in Toscana ha riservato il podio ad Arezzo. Dallo scorso settembre all'indomani dell'introduzione del nuovo assetto dell'azienda che gestisce il TPL ad oggi abbiamo lavorato molto per rispondere nella maniera più efficace alle tante diverse esigenze dell'utenza, andando a risolvere le numerose criticità sempre in piena collaborazione con Autolinee Toscane. L'assessore Alessandro Casi commenta così i dati dell'indagine svolta tra marzo e aprile 2023 per Irteco di Torino, azienda specializzata del settore ricerche, proprio sul trasporto pubblico locale su gomma urbano ed extraurbano. Toscana prima regione in classifica, Arezzo prima città della Toscana con un gradimento pari al 93,6%. Stiamo lavorando per garantire un servizio ancora più efficace rispetto alle richieste dei cittadini e attueremo con nuovi orari a settembre che sicuramente vedranno incrementi di orari e di corse così da dare un servizio sempre più funzionale alla nostra città e ai nostri concittadini, conclude appunto l'assessore. E adesso parliamo di politica. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato ospite a Ponticino alla 17ª festa provinciale delle ACLI di Arezzo. L'ex premier si è confrontato con Rosy Bindi e il presidente nazionale delle ACLI, Manfredonia. Vediamo. Sono i temi del sociale, il lavoro, la sanità e anche il reddito di cittadinanza che vedono confrontarsi alla festa provinciale delle ACLI il presidente del Movimento 5 Stelle e Rosy Bindi, con al centro il presidente nazionale delle ACLI, Emiliano Manfredonia. Parliamo delle cose che interessano gli italiani, che sono il caro vita, il caro affitti, il caro mutui, con un governo che non ha messo sul tavolo nessuna reale misura per far fronte a queste diffuse difficoltà. Ma c'è stato spazio al momento dell'arrivo di Giuseppe Conte qui a Ponticino per parlare anche dei temi più scottanti a livello nazionale. Per quanto riguarda lo scontro con i magistrati, io penso che questo governo e la Presidente del Consiglio Meloni debba scegliere, non si è ancora resa conto di essere a Chigi Presidente del Consiglio dello Stato italiano. Sta difendendo la cricca personale, una volta Del Mastro, un'altra volta la Santanchè, ma lei non può essere la leader del suo partito che difende la sua cricca. Ho voluto semplicemente dire che non devono permettersi di pensare che io, il Movimento 5 Stelle, non si possa avere paura di una commissione Covid. È completamente scorretto. Perché noi abbiamo detto dall'inizio, noi ci siamo, se vogliamo fare una commissione d'inchiesta seria, una commissione d'inchiesta che possa realmente approfondire quel che è successo anche a livello regionale e quelle che sono le cause dello sfascio della sanità pubblica, uno sfascio che si è accumulato perché nel corso degli anni ci sono stati tagli di investimenti. Si è tagliato tanto nel personale, nelle strutture ospedaliere. Il confronto con Rosy Bindi è iniziato sui temi del lavoro. Conte ha ricordato il documento sul salario minimo su cui sono d'accordo le opposizioni. Salario minimo. È stato ricordato che adesso abbiamo un testo condiviso da quasi tutte le opposizioni. Anzi, vorrei dire dalle opposizioni, perché Renzi ormai è una stampella della maggioranza. Lavoro, sanità, temi su cui PD e 5 Stelle stanno iniziando a convergere, conferma Rosy Bindi. Prove di alleanza? Ma non lo so, io come dire, vedo che cominciano a convergere su qualche tema, il che mi fa piacere. Penso che fino alle europee non succederà niente perché tutti si vorranno contare. Dopodiché spero che non ci mettano più nelle condizioni in cui ci hanno messo alle ultime elezioni.
Passiamo alla pagina dello spettacolo. Si archivia con successo l'edizione 2023 del Mengo Music Fest. Ieri sera a chiudere la kermesse ci hanno pensato Alan Sorrenti e Planet Funk. Un'ultima grande giornata di musica al Prato di Arezzo, così si è concluso con un bilancio più che positivo il Mengo Music Fest. A riportare indietro nel tempo ci ha pensato Alan Sorrenti, che ha scaldato il Prato con Tu sei l'unica donna per me e Figli delle stelle, per arrivare sino all'ultimo capitolo discografico, l'acclamato Oltre la zona sicura. Come Figli delle stelle erano comunque già particolarissime allora, prodotte a Los Angeles con un team di lavoro super ed erano in qualche modo già avanti allora, e penso che questo sia il grosso merito anche del fatto che i giovani oggi l'ascoltino e la vivano ancora, e al di là del fatto che credo che il pezzo in se stesso sia andato anche oltre la canzone in sé, perché per i giovani credo che sia un po' uno stile di vita, è uno slogan, non so come è stata La dolce vita per esempio, no? Sì. E quindi ne sono veramente contento, è stato anche uno dei motivi per cui ho detto voglio fare un nuovo album, voglio esserci, voglio camminare con i giovani, voglio camminare con loro. Sono poi arrivati Planet Funk a chiudere il sesto e l'ultimo giorno della kermesse. Un concerto che la band con alle spalle 24 anni di carriera ha deciso di dedicare all'amico musicista e cofondatore Sergio Dalla Monica, prematuramente scomparso. Perfetta, ho fatto un concerto Planet Funk memorabile, bellissimo, suoni pazzeschi, band internazionale, bellissimo, quindi nella 6 giorni, è difficile, lunga e bella, arriva in fondo e poteva essere meglio di così, quindi Alan Sorrenti prima e Planet Funk dopo, bellissima serata. Siglata una partnership tra le città toscane custodi delle opere di Luca Signorelli e della sua bottega, è nato formalmente il cosiddetto tavolo Signorelli tramite la firma che ha avuto luogo nella sede dell'ANCI Toscana a Firenze del protocollo d'intesa tra i comuni di Arezzo, Asciano, Cortona, Fiesole, Lucignano, Montepulciano, Prato, Sansepolcro e Volterra, con la rilevante e preziosa collaborazione di ANCI Toscana e del suo delegato alla cultura Mario Pardini, sindaco di Lucca. Si tratta di una vera e propria cabina di regia per la condivisione e gestione di azioni, programmi, risorse economiche, territoriali e storico-culturali, con lo scopo di promuovere nel presente un progetto legato al cinquecentenario della morte dell'artista e nel triennio futuro un ampio impianto di valorizzazione della figura e dell'ascito dell'artista a sostegno dello sviluppo dei territori. E rimaniamo in Val di Chiana, è stata conclusa anche la 32esima edizione del premio del Teatro Popolare Il Giogo con la consegna del Giogo d'Argento. Tra i premiati anche il baritono aretino Mario Cassi. Vediamo. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice è il più bel giorno per me. Il baritono di fama internazionale Mario Cassi tra gli ospiti d'onore della serata di chiusura della 32esima edizione del premio di teatro popolare Il Giogo. Mario Cassi ha ricevuto il premio Giogo d'Argento durante la serata, poi regalato alcuni momenti di musica e bel canto assieme a 18 giovani artisti americani. Stasera ho deciso di presentare 8 di questi ragazzi che hanno studiato con me e con docenti eccezionali. Un maestro come Renato Palumbo, che voglio dire, è un amico che mi ha regalato questo piacere immenso di venirci a trovare e fare una giornata intera di working class. E hanno fatto tutti talmente un grande miglioramento che ho detto li voglio presentare stasera. In
piazza della Chiesa a Montagnano la tradizionale serata di gala cena sotto le stelle, durante la quale sono stati assegnati i vari premi tecnici e l'ambito premio il gioco. È stata un'edizione veramente entusiasmante, serate con un sacco di pubblico, gli spettacoli, il calendario degli spettacoli era veramente incalzante e ha funzionato molto bene. Ospiti della serata, oltre al baritono aretino, il giornalista e scrittore Filippo Anastasi e il giornalista ed inviato valdarnese della RAI Gianmarco Sicuro, recentemente impegnato sul fronte di guerra in Ucraina. Tante emozioni e tanta commozione per il gesti di eroismo comune che trovi ogni giorno in Ucraina e anche in Russia, perché sono stato anche in Russia e ho visto tanti dissidenti lottare contro questa decisione di invadere un paese straniero, e devo dire che c'è speranza nell'essere umano al di là del fatto che promuoviamo continuamente nuove guerre, però ne rendersi conto che tanti cittadini comuni ogni giorno che vado là fanno cose straordinarie ed eroiche, dal medico all'infermiera al volontario di una ONG fino al singolo cittadino ucraino che prova ad aiutare il prossimo. Questo ci imbatto continuamente, stare così. E tutto è pronto per la cena in bianco, il suggestivo convivio che giovedì 13 luglio tornerà in Piazza Grande ad Arezzo. Dopo 3 anni di attesa troveranno nuovamente posto davanti al loggiato vasariano le lunghe tavolate allestite a festa che andranno a ricreare insieme ai commensali vestiti rigorosamente di bianco uno scenario unico in Italia. L'evento è promosso da Confcommercio in collaborazione con i ristoratori di Piazza Grande. Logge Vasari, Lancia d'Oro, Essenza, Osteria Grande e Ortensia, il patrocinio del comune di Arezzo e della Fraternita dei Laici, il contributo di Banca Popolare di Cortona, Centro Porsche Arezzo e Toscana, promozione turistica nell'ambito del sostegno ai centri commerciali naturali. A partire dalle 19 di giovedì 13 luglio sono attesi nell'antico lastricato di Piazza Grande oltre 600 commensali che ceneranno con abiti, scarpe, borse, camicie, giacche che dovranno rigorosamente rispettare il tema Total White della serata. E parte da Arezzo il percorso artistico di Daniele Alì in arte Ivana Vamp, tra le prime a portare il mondo dell'art drag in televisione. Il servizio. L'incontro con la prima drag queen della mia vita, Regina Miami. Regina Miami portò questa mia amica a Torre del Lago, mamma mia, e vedi uscire questa drag da questo terrazzo con delle ali pazzesche, e dici no, vabbè, lo voglio fare anch'io. L'incontro con l'art drag nel 2011 a Torre del Lago, un incontro che ha cambiato per sempre la sua vita e dal quale è nata Ivana Vamp. In passato sono stata un po' cattiva, a una strega somigliavo in verità. Sono cambiata, sai, però non sono più così, la vita mia è diversa, credi a me. Oh sì! Sfogliavo un giornale, devo trovare un nome assolutamente. Allora c'era Rossano Rubicondi, del marito di Ivana Trump, e sulla pagina accanto Tina Cipollari, con scritto La Vamp di Canale 5. E io dico, no, allora, eccolo, perfetto, Ivana Vamp, e da lì è nata Ivana. Ivana Vamp, nome d'arte di Daniele Alì, drag queen, performer e cantante. La sua carriera inizia nella sua città natale, Arezzo, non senza qualche difficoltà. La curiosità è quella che prende sempre il sopravvento su tutto, e venivano piano piano a vedere qualche spettacolo, qualche evento, però sempre... ho amici gay, non il classico amici gay. E quindi così, in famiglia invece è andata un po' diversamente, perché mia mamma l'ha accettato sempre, e la sua paura più grande non era di me, ma della gente nei miei riguardi. Mio padre no, non l'ha mai accettata, ci sono stati vari problemi, vicissitudini. A casa non accettava la mia omosessualità, mi butto fuori di casa. Ad accogliere la passione di Daniele, invece, la nonna, abile sarta e tra le prime sostenitrici di Ivana Vamp. Non mi fece la prima gonna, e fu una santa, 180 metri di tulle, porella, cucirli tutti. E mi disse, mi piacevano questi abiti lunghi, enormi, e mi disse, no amore, davanti va messa corta, la merce va mostrata.
talento, studio e passione, parrucche, tulle, trucchi e colori, così passo dopo passo, ovviamente sui tacchi, è nata Ivana Vampa, ironica, irriverente ed elegante. Rappresenta di me tanto. La parte più sbarazzina, più colorata, io vesto sempre di nero, più colorata di me, e il messaggio che vuole dare è di spensieratezza, la leggerezza nella pesantezza, perché anche questo è fondamentale, e soprattutto la non stupidità. Dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. Ivana senza Daniele non esisterebbe. E Ivana? Daniele senza Ivana non lo so. Non lo so, perché Ivana è l'antidepressivo di Daniele. Poi la sfida televisiva nel 2019 su RTV38, una colorata rubrica pomeridiana che ha portato il mondo drag sul piccolo schermo, arrivando al grande pubblico. State insegnando alle persone che essere una drag queen è un lavoro, quindi grazie veramente, perché abbiamo bisogno di questo. Avere una drag in una TV importante come RTV38, nel quotidiano, quindi la signora che gira e trova una drag queen, lì dice oddio, che succede? E dopo invece si appassionano. Una sfida più che vinta, dalla quale è iniziato il cammino nel mondo dello spettacolo. Nel 2021 Ivana Vampa è stata una delle protagoniste indiscusse della prima edizione di Drag Race Italia. Con difficoltà sta iniziando adesso arrivare al concetto che è un'arte. Siamo artisti e non siamo, come dico, non mi trovi al supermercato vestito da drag a fare la spesa. Mi ci puoi trovare se faccio una trasmissione, allora sto lavorando. Lo fa comprendere la storia reale di un artista, di una persona, che non vado a rubare, uccidere o compromettere qualcosa nella persona altrui. Anzi, capisci che siamo persone, anzi, alle volte con una marcia in più. E adesso passiamo alla pagina sportiva. L'Arezzo Calcio Femminile comunica che Emiliano Testini non sarà più l'allenatore della prima squadra. Dopo 2 anni e mezzo ricchi di vittorie e soddisfazioni, le strade di Emiliano Testini e dell'ACF Arezzo si separano. 2 anni e mezzo indimenticabili a partire dalla strepitosa stagione 2021-2022, al termine del quale mister Testini e le ragazze imbattibili sono riuscite a vincere il campionato di Serie C senza mai perdere una partita. E anche la scorsa stagione in Serie B è stata la stagione della permanenza nella seconda serie nazionale, arrivata grazie ad un finale di stagione in crescendo. L'ACF Arezzo intende sinceramente ringraziare mister Testini per il prezioso lavoro svolto in questi 2 anni e mezzo alla guida della prima squadra e per l'impegno e la professionalità dimostrati. Contestualmente la FC Arezzo augura a mister Testini le migliori fortune professionali e personali. Il futuro di Testini è ora nella Lucchese, dove farà parte dello staff di Gorgone nelle vesti di vice allenatore. E parliamo ancora di calcio, perché la società sportiva Arezzo annuncia di aver depositato nella giornata di oggi il rinnovo di contratto del calciatore Emiliano Pattarello, che si lega al Cavallino con un accordo biennale. La scadenza è il 30 giugno del 25. Contestualmente sono stati depositati i contratti di Andrea Poggesi e di Niccolò Gucci. Poggesi si lega all'Arezzo con un accordo biennale con opzione per il terzo anno, mentre Gucci ha sottoscritto un contratto annuale con scadenza il 30 giugno del 2024. Nell'occasione la società sportiva dell'Arezzo intende ringraziare Niccolò Gucci perché, nonostante l'interesse di altri club e davanti ad offerte importanti, ha scelto di proseguire la sua esperienza in Amaranto, dimostrando attaccamento e senso di appartenenza. Contestualmente la società sportiva Arezzo, sulla base di investimenti in ottica futura, comunica di aver tesserato in regime di addestramento tecnico Ryan Maloku, classe 2004, prodotto nel settore giovanile del Cavallino e reduce da un'ottima stagione a livello personale con il Terranuova Traiana. Maloku nelle prossime ore si trasferirà a titolo temporaneo alla società Siracusa, neopromossa in Serie D. Il Cavallino ha inoltre tesserato i calciatori Simone Fiore e Matteo Nannini,
Fiore, centrocampista classe 2004, svincolato al termine dell'ultima stagione, è reduce dall'esperienza in Serie D dell'Allangri, con cui ha collezionato 28 presenze, 2 reti e un assist. Nannini, classe 2004, arriva alla Vis Artena, dove ha messo insieme 30 presenze, 2 reti e un assist in Serie D. Entrambi i calciatori si trasferiscono a titolo temporaneo alla società romana Football Club. A Simone e Matteo un caloroso benvenuto tra le file del Cavallino e l'augurio di potersi mettere in luce nella nuova stagione. Adesso parliamo di atletica, perché Anna Visibelli centra il pass per i campionati italiani assoluti di atletica leggera. La retina cresciuta nell'Alga Atletica Arezzo è tesserata per l'Atletica Firenze Marathon. È riuscita nell'impresa di rientrare nel ristretto novero delle 12 finaliste nel salto in lungo, che sabato 29 e domenica 30 luglio potranno contendersi il tricolore nella pugliese Molfetta. L'appuntamento decisivo per la qualificazione è stato il challenge assoluto su pista di Modena, dove Visibelli è riuscita a centrare un risultato particolarmente positivo con una prestazione di 6 metri e 17 centimetri, che è valsa la medaglia di bronzo e la conferma tra le migliori saltatrici italiane. E in chiusura parliamo anche di ginnastica ritmica, perché Maria Vittoria Berti, giovane atleta aretina della società ginnastica Falciai, è stata convocata all'allenamento collegiale nazionale estivo del gruppo C allieve a Mezzana. L'8 luglio la ginnasta ha svolto la prima seduta di allenamento nel Palasport di Mezzana, in cui si allenerà per una settimana insieme alle altre ginnaste appartenenti alle categorie allieve selezionate come lei durante il test nazionale svoltosi a Desio a fine maggio. E con questo è davvero tutto per la nostra informazione. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.